Ritrovati tutti ragazzi sul canale del Calabrese in Oriente. Oggi voglio trattare un argomento molto particolare. Avete visto l'immagine di presentazione, avete letto il titolo, quindi avete già un'idea. Alcuni di voi sicuramente saranno qua per idea sbagliatissima, si aspettano qualche video e contro qualcuno, avete già sbagliato. Non c'è un video proprio contro qualcuno a livello di social. Soprattutto, ho bisogno di 2 o 3 appunti perché cioè, gli argomenti sono molto delicati. Ho visto il video, quello là, chiudo tutto, di Tommaso. E molte situazioni che Tommaso ha trattato in quel video sono delle realtà che molti di noi facciamo contenuti sui social, affrontiamo. Ma non solo qua in Giappone, in generale chi ha pagine Facebook, Instagram o canale YouTube ha situazioni molto particolari. Siamo in una generazione adesso che, in un mondo adesso, diciamo, più che generazione, dove i social hanno preso comunque un piede e sono una realtà, non si può più ignorare. Il problema cos'è? Che i social hanno dato la libertà molte volte anche a una parte di chi li ne usufruisce di sentirsi un attimo in potere di offendere il prossimo, di insultarlo, di screditarlo. Ed è una situazione a volte che io, 5 anni e mezzo che ho Facebook, Instagram, YouTube, mi sono reso conto anche molte volte quando tu la pensi e la dici in maniera diversa da quello che alcune persone vogliono sentirsi dire, ti trovi una situazione nella quale ti becchi un sacco di insulti, anzi io me ne becco anche di più. Mi sono beccato anche minacce di morte, mi sono beccato insulti a livello della famiglia, cioè magari cioè, che ne so, sei grasso, commenti così leggeri, magari raga. Molte volte succede, in passato rispondevo pure io, faceva Tommaso, poi col tempo lascio perdere. Adesso nel presente gli do corda perché li faccio scaricare sul canale un po', alla fine li uso per quello che sono utili in quel momento, la loro utilità non è l'opinione che dicono, ma più altro il fatto che generano commenti. Perché alla fine l'opinione uno può dire senza dire una cattiveria. A volte ci sta quella cosa tipo, ma io non sono razzista, ma... Sapete quella cosa che si dice, no? La gente parte con, non sono così, ma non la penso così, ma... Perché ti devi dire la cattiveria? C'è gente proprio che si nasconde dietro una frase, o ovviamente dietro i nickname, ma... Questo è una cosa ormai trita e ritrita. Il problema cosa c'è? Una delle cose che lui ha accennato, Tommaso, è sul discorso delle discussioni tra youtuber. Io sono una persona che ho sempre detto come la penso e nel mio canale ci sono dei video, sono rimasti, non ho mai cancellato video che riguardano comunque discussioni o opinioni. Ho sempre detto la mia e se una cosa ritenevo giusta in quel momento. Tanti video ho evitato di farli proprio per credo vivere, soprattutto negli ultimi 7-8 mesi con la mia figlia in arrivo avevo la testa piena di altre cose e non ho evitato di fare discussioni. Uno degli ultimi video che ho fatto, uno dei tanti del 2020, riguardava quello che è successo là durante il lockdown, il video che riguardava Sebastiano Serafini. Cosa ha generato quel video? Una discussione, poi in privato, nel quale ci siamo chiariti, come ho già detto in altre live. Molte volte succede, la cattiveria viene anche da chi ha i social. Io vivo una situazione nella quale c'è gente prevenuta, c'è gente che non mi ha mai conosciuto, non ha mai parlato con me, non ha mai scambiato una parola, ma è prevenuta. Perché? Perché frequenta sicuramente un gruppo sui social di persone che non li vado a genio. A volte dire come la pensi o avere un pensiero diverso agli altri, perché Tommaso l'ha pure detto, lui ha passato un periodo nel quale fare contenuti che andavano bene sui social, evitando contenuti che lui voleva fare perché non voleva scontrarsi con una parte di chi utilizza i social che non vede il Giappone in un certo modo. È libertà propria, infatti se metto io, ognuno può seguire chi vuole, ognuno è libero di fare quello che vuole sul canale. Il canale è di chi lo crea, non deve diventare di chi del follower, se no non ha senso. Il canale deve essere l'identità di una persona. Mi sono trovato in situazioni dove vedo già l'astio nelle persone. Molte volte mi trovo in chat e c'è quella persona che non gli sto simpatico e lo capisci, lo avverti da come parla, da come si esprime, da come
cerca di trovare il motivo o la situazione. E quando sono più piccoli, sono tutti quanti come gattini, perché ovviamente tu sei grande, da un modo se ti taggano e loro ci vogliono guadagnare iscritti. Una volta che ti hanno superato, manca di, come se avere 1.000 iscritti in più, siamo arrivati a questi livelli, no? Avere 1.000 iscritti in più ti dà un potere soprannaturale di poter guardare il prossimo dall'alto verso il basso, quando poi la sostanza non c'è. Io dico sempre c'è aria fritta, molto, molte persone non c'è sostanza. Cioè, io baso il successo nella vita reale, non lo baso sui social. Per me il fatto di io sono felice della mia fanbase, degli iscritti che ho. Se volevo fare canale e creare una fonte di guadagno al 100%, sicuramente tanti di quei contenuti che ho fatto su YouTube non l'avrei mai fatti, perché mi sono scavato la fossa un sacco di volte. Mi ho parlato con Tommaso un sacco di volte. Io penso che il suo canale sia un. Quando è nato il canale di Tommaso è stata una botta d'aria fresca nella capitale, perché la gente credo che era pure stanca di vedere sempre masticare. C'era Tony che si era standardizzato con tipologie di video. E lui è stato l'aria fresca, è riuscito a inserirsi. Ovviamente ha avuto anche la possibilità, essendo nella capitale, di poter incontrare tante persone, tanti altri influencer, quindi le collaborazioni hanno giovato, quello che succede a tutti quanti. Quando sei con altri creatori, la cosa più bella sono le collaborazioni spingono gli iscritti nuovi sul canale ed è una cosa tranquilla. E per resto, mi ha sempre detto che i suoi contenuti sono fatti bene. Siamo pure incontrati di persone, sia qua a Sendai, ci siamo ritrovati a Tokyo. C'è un video dove mio, un'intervista che lui mi ha fatto a me sul suo canale. C'è un video dove una specie di vlog di quando sono stati qua lui e Andrea Secco a Sendai. Lui sa pure a volte quello che è successo pure. Cioè, io ho ricevuto. Io non ho avuto mai, cioè, non mai, come posso dire, ci sono state situazioni di alti e bassi con Marco Toni, per una questione che ovviamente non, abbiamo due modi diversi di pensare su alcune cose. Alcune cose le condivido, altre cose forse non sono d'accordo, ma questo non vieta il fatto, cioè, io non dico che non dovete seguirlo, non ho mai detto che non dovete seguire qualcuno, cosa che altri fanno dicono su di me, non seguitelo, non seguitelo, cioè, come se qualcuno vi deve dire a voi come dovete fare la vostra vita. Io la vedo un po' una forma di esagerazione. Di dover comandare qualcuno o dare qualcuno. Io dico semplicemente voi decidete, se mi volete seguire mi seguite, se non volete seguire non mi seguite, scegliete voi. La cosa bella sarebbe anche quando una persona pensa di scrivere una cattiveria, se la potrebbe evitare. Se una persona ti sta bene, non ti piace, non ti garba, vai oltre, non guarda manco il video, vai oltre, non iscriverti a nessuno dei suoi social. E usa quel tempo per te stesso, per la tua vita, per il tuo futuro, per le tue passioni, per imparare qualcosa, come ne so. Lo usi in maniera diversa, che lo devi sprecare sul mio canale per scrivermi una cosa cattiva. Io subito anche molte volte il cosiddetto cross borderline da parte di alcuni influencer. C'è stata la poca delicatezza da parte di Marco Toni e non so chi, soci, quando mi hanno mandato il libro. Io ho il libro di Toni, ho fatto il video pure. L'ho ricevuto in una maniera sbagliata, con Tommaso ne abbiamo pure parlato di questa cosa, e mi è stata toccata la parte privata della mia vita. Cioè, è stato mandato con goliardia, no? Per fare uno scherzo, mi è stato mandato sul posto di lavoro, perché ora ho girato una decina di uffici, sto pacco, prima di arrivare alla destinazione. È stata una cosa come. Io non sono mandato nel privato di una persona, non mi azzarderei mai. Io posso giudicare, posso dire la mia opinione su un pensiero, su un'idea, su un qualcosa che non condivido, ma si ferma là. Non mi azzarderei mai ad andare oltre, anche se so alcuni aspetti della vita di molti influencer, aspetti che non hanno mai trattato sui social. Ma io rispetto il loro silenzio e mi faccio i fatti miei, non vado mai oltre, non mi sono mai permesso di andare oltre. E questa è una cosa. Beh, io c'ho ancora l'imballaggio del pacco con nome Findo, con il nome del mittente Findo e nome dell'indirizzo Findo, un hotel di Tokyo e nome Findo. È stata una cosa veramente poco delicata, soprattutto perché mi ha un poco creato problemi ed è stata una. Non mi sarei mai permesso di fare una cosa del genere.
E devi fare, l'ho subita l'anno scorso aprile dopo che ho chiuso i rapporti con un altro ragazzo che sta qua a Sendai, con i social, però non mi aspettavo l'accanimento dei suoi iscritti, spinti anche da lui. Ho avuto un accanimento, ma gente che si è fatta 10 profili, mi veniva a insultare sotto i video, veniva a insultare me, la mia famiglia, mia moglie e la mia vita. E alcuni di questi ho pure capito chi sono. Infatti, quando li ho targetizzati, hanno detto loro, ho capito chi erano, gli ho detto i loro nomi, si sono fermati subito. Hanno capito che dovevano fermarsi. Però questa cosa qua a me non mi interessa. Io divido la vita dai social, vivo la mia vita fuori i social, e i social per me sono un passatempo. Se qualcosa entra economicamente, ben venga, ma non per me non è una fonte di guadagno che primaria non lo è. E ho sempre detto, anche ho 100.000 iscritti, io continuo a fare quello che faccio tranquillamente, proprio faccio un video come li faccio, non cambio mai, perché cambiare, tu puoi mentire, puoi metterti una maschera in faccia, ma poi alla fine dopo un po' la gente capisce chi sei, non puoi essere quello che non sei. Alla fine ci sta questa cosa qua, che molte persone hanno meno forza di noi, cioè pure subendo comunque sempre attacchi, offese, che succede quando hai un certo numero di iscritti, continuiamo noi a fare social. Io penso molte volte a quelli che non hanno la forza e si trovano un attimo nel momento dove c'è di debolezza. Vedevo un video ieri di una ragazza asiatica che nelle sue stream, no? nei suoi live su Twitch in strada, era perennemente beccava razzismo, veniva targetizzata da qualcuno perché era asiatica per un motivo o per un altro, a volte anche in maniera violenta. E molta gente poi non ce la fa, no? Quando ricevi un messaggio brutto, quando ricevi una cosa, c'è gente che non ce la fa perché cioè, è debole caratterialmente. Molte persone non capiscono il male che fanno, quando non capiscono, la cosa più semplice è ignorare, semplicemente non ti, ripeto, non vi piace una cosa, andate oltre. Questa è la mia opinione, la mia idea, detto tale, perché questo, noi siamo influencer, dovremmo dare un attimo un'idea. Se voi vedete, che ne so, un atteggiamento da un vostro amico, da un vostro figlio, da un vostro cugino, da un figlio di un vostro amico, un atteggiamento che sia tipo, che faccia danno a un'altra persona, no? Il fatto di godere, di prendere in giro qualcun altro, intervenite, intervenite. Non dobbiamo noi cambiare questa realtà, non dobbiamo aspettare che cambi da sola, perché non è possibile, non cambierà mai da sola questa cosa qua. Dobbiamo combatterla perché è sbagliato nascondersi dietro dei profili finti e offendere un'altra persona per cercare di controbilanciare la propria infelicità personale. E io vi dico, se siete infelici, avete la forza di poter cambiare le cose. Fare del male a un'altra persona, offendere, non vi rende migliori, non vi rende persone perfette. Per fortuna c'è la parte nostra, ma io ho 35 anni, ma sono a 40, siamo grandi, ma molta gente si arrende, soprattutto i nuovi ragazzi di 18-20 anni si arrendono quando si trovano scherniti o offesi. Ve lo dice uno. Andate avanti, raga, fregatevi, non dice uno che le ha subite tutte, le ha subite gli attacchi, hanno provato a far chiudere il canale, ho le pagine su Facebook segnalate a prescindere, sempre, ho blocchi, sempre, tutto rongo, c'è un blocco adesso su Facebook, Instagram non posso fare le live, canale YouTube mi hanno comprato gli iscritti per spingere YouTube a cancellarmi il canale, non ci sono riuscito, hanno fatto la stessa cosa su Instagram, mi hanno comprato gli iscritti, ho dovuto cancellare 4-5 mila profili finti su Instagram. Eppure io ancora sto qua, 2021, io continuo sulla mia strada, cioè, però è così, quando decidi di fare social, questa è la situazione che ti trovi davanti. Quindi sono contento che Tommaso ha parlato di questa cosa qua, di questa parte un po' triste dei social, sono contento che lui ha espresso il suo pensiero sulle amicizie in Giappone. E la cosa più bella è che se io dico una cosa sul Giappone che è la dark side, mi cominciano a rompermi le scatole, cominciano a fare video su di me, cominciano a fare casino, lo dice Tommaso, non lo tocca nessuno, perché 100.000 iscritti dietro hanno un potere a volte più forte, la gente guarda l'interesse degli iscritti e non vuole farsi nemico una persona, invece questa è la cosa, io dico se uno ha un'opinione, non può cambiare
in base alla persona che hai davanti. Se un'opinione è quella, non può cambiare. Se io ho una visione di una cosa, rimane quella. Che la persona da me sia una normale, che sia un influencer, sia uno che abbia 10.000 iscritti, sia uno che ce ne abbia 100. Chiacchiere, raga, chiacchiere per fermare questo cyberbullismo, per fermare questo odio verso il prossimo, questa cattiveria che a volte nasce per un'invidia, ma un'invidia inutile secondo me. Pensate che potete usare queste energie per migliorare voi stessi, realmente ottenere dei risultati spettacolari che manco mai, mai pensavate di ottenere una cosa del genere. Grazie per la vostra attenzione. E vado a leggere tutti i commenti di quelli là che hanno messo solo il titolo e dicono che commenteranno: ma no, parli male di Tommaso, oh, ma allora odi Tommaso, perché già lo so che c'è gente che non vedrà il video e commenterà solo vedendo il titolo. Eppure Tommaso mo dice a volte, questa è un'altra tristezza, c'è gente che commenta senza vedere il video, capita anche questo. Un bacio ragazzi, al prossimo video da Giappone.